Allora, una partita combattuta, ne abbiamo viste altre così combattute, per fortuna rispetto agli ultimi tempi è cambiato il risultato. Beh sì, insomma, ci voleva una vittoria importante contro una diretta concorrente. Una partita che secondo me ha mostrato come siamo, cioè che facciamo, costruiamo e poi in un amen ancora abbiamo avuto qualche tremore di troppo in chiusura di partita, ma soprattutto anche in chiusura di secondo quarto. Cioè sono dei momenti dove la partita ci sfugge di mano, l'inerzia, e questo è un problema. Il problema principale sono le 16 palle perse, che fanno, sono sempre il dato più allarmante. E quando fai 16 palle perse poi è dura vincere. Detto ciò, siamo contenti, abbiamo due punti, perché è inutile fare tanto gli schizzinosi. Dobbiamo capire qual è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è giocare questo tipo di partite con le nostre dirette avversarie e cercare di vincere, perché, come dire, primum vivere, deinde filosofare, dicevano i latini, e c'hanno ragione. Per prima bisogna pensare a salvarsi, perché il campo ha detto questo. Abbiamo 3 vinte e 8 perse. E non abbiamo perso per chissà quale sortilegio o per chissà quale combinazione astrale. Abbiamo perso perché abbiamo dei difetti sui quali stiamo lavorando. I ragazzi, devo dire che non lesinano l'impegno, anzi, l'impegno è sempre assicurato. Però insomma, siamo stati un po' sorpresi dal fatto di doverci conquistare ogni partita, ogni partita, ogni partita. Oggi hai un po' anticipato la domanda che volevo farti. In effetti la squadra è andata un po' a sprazzi, momenti in cui disponeva facilmente dell'avversario e alcune amnesie difensive che sono costati punti che potevano rivelarsi sanguinosi. Beh, ma insomma è la nostra, anche a Vicenza siamo abbastanza in controllo, +6, +8 contro una squadra forte come Vicenza, e in un minuto eravamo +2 a un minuto dalla fine, 1 minuto e mezzo dalla fine. Vicenza fine terzo quarto, abbiamo chiuso il terzo quarto, ho perso di 8. Per cui, per questo dico che dobbiamo capire che siamo questo tipo di squadra, dobbiamo lavorarci e dobbiamo migliorare ogni giorno, ma non è una cosa che si risolve in un amen. E oggi abbiamo giocato, se ti ricordi eravamo un po' troppo perimetrali, no? Fino a un mese fa, un mese e mezzo fa, adesso con l'ingresso di Fadil che sta recuperando la condizione, ma anche altri, abbiamo poggiato più la palla in post basso, abbiamo dato un'altra dimensione. Cioè piano piano ci sono anche nelle sconfitte, c'erano delle cose buone. Il problema è che quando perdi, poi tendi a vedere sempre tutto grigio, tutto nero, soprattutto ti viene a mancare anche l'entusiasmo. Come dire, oggi penso che un minimo di terrore, quando abbiamo preso quell'11-0, fosse normale, ci sta, è nell'ordine delle cose. Per questo dico, dobbiamo capire che siamo una squadra giovane, con qualche difetto, allora dobbiamo correggere questi difetti. Ma se si perdono le partite, se si perdono 8 partite, non si perdono, cioè, la sfortuna, capito? Perché ce la giochiamo? Purtroppo nella pallacanestro il pareggio non c'è. Se ci fosse il pareggio probabilmente avremmo meno sconfitte, ma non molte più vittorie, avremmo qualche punto in più. Per cui sereni, oggi comunque si è giocato con personalità, rispetto, si è fatto un passo avanti. E sono contento, ribadisco che adesso andiamo a Bergamo, che è una squadra che ha, e poi c'è un altro scontro diretto con Bologna, piano piano. È il nostro campionato. Se vi aspettate una domenica tranquilla quando venite a vedere Crema, mi sa che sto giro mi tocca deludere. Grazie a voi, buonasera.